Ulisse. Testa di Ulisse rinvenuta. Testa di Ulisse nella villa rinvenuta di Tibello, nella villa di Tibello, Sperlonga. La lingua con cui sono scritte le sue due opere, l'Iliade e l'Odissea, è la lingua omerica. Lingua esclusivamente letteraria dai caratteri compositi che presenta tratti dei principali dialetti greci. L'Iliade prende il nome da Ilio, che era il vecchio nome con cui si chiamava la città di Troia. L'Iliade, in greco antico, Ilias, è un poema epico in esametri dattilici, tradizionalmente attribuito a Omero, ambientato ai tempi della guerra di Troia, città da cui prende il nome. Narra gli eventi accaduti nei 51 giorni del decimo e ultimo anno di guerra, in cui l'ira di Achille è l'argomento portante. Opera antica e complessa, è un caposaldo della letteratura greca e occidentale, tradizionalmente datata al 750 avanti Cristo circa, comprendente 15.696 versi divisi in 24 libri, ciascuno corrispondente a un rotolo, che ne dettava la lunghezza. Ai tempi il testo era infatti estremamente oscillante, visto che la precedente tradizione orale aveva originariamente numerose varianti. Ciascun libro è contraddistinto da una lettera maiuscola dell'alfabeto greco e riporta in testa un sommario del contenuto. Musica. Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. L'autunno. Progettazione e creazione. Professor Salvatore Francesco Tuscano. Bibliografia. Le informazioni e le immagini sono tratte da Wikipedia o altri siti. Ciao a tutti, arrivederci, ai prossimi video vi aspettiamo. Fine.